L'Abbazia di Praglia partecipa a questo progetto da un duplice punto di vista, partecipa come abbazia ospitando il progetto, ma poi avendo anche una società agricola e anche parte interessata, partecipando anche per utilizzare proprio questi residui di putatura. Poi diciamo, la nostra partecipazione è anche motivata dal fatto che un valore, se vogliamo, dei Benedettini, la regola benedettina, è quella della buona amministrazione, amministrare quello che ci viene dato, innanzitutto amministrare il creato, la creazione, amministrare la natura per il meglio. Quindi questo progetto ci vede coinvolti anche nei nostri valori, perché ci dà la possibilità quindi di utilizzare un qualcosa che produciamo dentro le nostre attività e facendo in modo di utilizzarlo, di non aumentare l'inquinamento, quindi diciamo è un progetto che entra pienamente nella nostra filosofia di ben amministrare la creazione, questo patrimonio che ci viene dato nel momento in cui questa realtà ci viene creata e data perché l'amministriamo bene. Senta, ma l'Abbazia di Praglia è enorme, riscaldarla è un impegno. Beh, sì, questo diciamo è un progetto, riscaldarla sì, è indubbiamente un impegno, infatti ci dà molta. Un impegno anche finanziario, non indifferente, nella cercare di riscaldare. Riscaldiamo però in ogni caso utilizzando del legno, quindi noi utilizziamo del cipato e quindi questo progetto in ogni caso adesso quindi è una parte che poi va avanti, si svilupperà e vediamo come poter tirare fuori il meglio, ecco, anche per diminuire gli inquinamenti che già cerchiamo di limitare e di rimediare utilizzando prodotti che non inquinano, quindi cercando di riscaldare in una maniera che sia ecosostenibile.